OS 2023 continua, ci troviamo allo stand di Evoca Group, proprietaria del marchio Gaggia, e siamo in compagnia di Andrea Bonomi, il responsabile marketing di prodotto del settore Horeca e R&D. Buongiorno Andrea, bentornato alla nostra, ormai è diventata una consuetudine a ogni edizione di OS. Assolutamente, è una consuetudine piacevole, quindi partiamo da qui e ci diamo appuntamento fra 2 anni però. Il nostro appuntamento si rinnoverà certamente fra 2 anni, ma nel frattempo pensiamo al presente e a tutto quello che Evoca Group ha presentato in questa occasione. Abbiamo 5 minuti per illustrare i 5 modelli di cui parleremo. Cercherò di essere sintetico, anche se le novità sono sempre, diciamo, consistenti. Sicuramente, beh, direi partiamo da quello che abbiamo un po', vediamo alle nostre spalle, che è il modello la Brillante, una super automatica molto compatta, in soli 30 cm riusciamo a avere configurazioni fino a 2 caffè, più insolubile, il latte fresco, che è caratterizzata non solo da questa capacità, ma anche da un design sempre importante, che è un po' il marchio di fabbrica del brand Gaggia. Diciamo che per noi compatto non vuol dire rinunciare a quello che è la prerogativa romantica un po' del nostro brand. La macchina anche, diciamo, è molto avanzata anche a livello di tecnologie. Abbiamo all'interno un po' tutta la gamma dei nostri gruppi Z4000, dagli 8 ai 21 grammi, per cui veramente un range molto flessibile, ed è poi anche a livello di tecnologia latte abbiamo un sistema molto flessibile basato su pompa a ingranaggi, quindi molto costante. Devo anche dire che la Brillante è sicuramente il prodotto di punta, ma su questa piattaforma abbiamo poi sviluppato la variante Cometa Necta, che è un modello più pensato per l'office, infatti si basa sul latte in polvere, perché sappiamo che negli uffici la gestione del latte fresco è ancora un po' problematica. E questo sicuramente per le super automatiche è un po' il fiore all'occhiello, ma abbiamo poi anche allargato e sviluppato la nostra gamma top di gamma, la Radiosa. In particolare qui presentiamo un modello dual milk, dove abbiamo la gestione di 2 latti, uno un latte canonico, quindi vaccino, ma oltre a questo il latte vegetale, che sappiamo essere un trend importante. Quindi col nostro sistema EvoMilk riusciamo a erogare anche latti vegetali di qualità, caldi e freddi. Selezionando anche da display la tipologia di prodotto da ottenere. Sì, assolutamente, diciamo che abbiamo lavorato anche sull'interfaccia proprio per rendere immediatamente comprensibile il tipo di bevanda che l'utilizzatore poi va a erogare. E anche questa in 2 versioni. Sì, abbiamo poi anche una seconda versione, che relativa alla gamma Ladea, che è stata lanciata, addirittura presentato come concept 2 anni fa, però poi siamo entrati in produzione alcuni mesi fa con la versione, diciamo, main, standard, macchina levetta. Qui presentiamo una versione Ladea Pro, che è sostanzialmente una versione ancora più premium, doppio boiler, pulsanti dosati, possibilità di avere l'attacco di rete diretto, quindi una macchina proprio sempre per coffee lover, ma veramente con componentistica professionale high tech. Senza trascurare i macinini a cui sono abbinate le 2 macchine, la Dea e la Dea Pro, che sono in perfetto coordinato colore. Sì, assolutamente, qui infatti presentiamo un abbinamento estetico, perché sappiamo che va bene parlare di caldaie e elettrovalvole, ma poi quello che è importante per l'ottica dei nostri clienti e di chi vive gli ambienti è anche l'aspetto estetico. Quindi qui proponiamo le macchine in diverse colorazioni, con abbinato il grinder G5 nella stessa tonalità, proprio per creare una family line, un family feeling piacevole.
È bellissimo vedere il coordinamento, perché insomma le vostre macchine continuano a essere un top soprattutto per l'eleganza oltre che per l'efficienza. Sì, indubbiamente, io credo che al di là del fatto che un po' il tema del design caratterizza noi come produttori italiani, soprattutto sul campo delle macchine da caffè, ma in generale è un po' legato tutto al discorso della moda, dello stile italiano. È qualcosa che va veramente a connubio, quindi estetica e tecnologia devono andare di pari passo, ma sicuramente l'estetica, io lo dico sempre, forse l'abbiamo detto anche in altre interviste, è un po' il volto della macchina. E Andrea, infine, questo giocattolino che stiamo guardando in questo momento, che cos'è? Questo è, si chiama Q-Press, sembra un macinino ma non lo è, un modulo molto compatto che consente, una volta erogato il caffè nel portafiltro, di effettuare una pressatura automatica. Questo significa velocizzare le operazioni del barista, ma anche avere una consistency, pressare sempre nello stesso modo. Quindi questa soluzione, unite a altri automatismi che stiamo introducendo sulla tradizionale, fa sì che il barista debba avere degli skill ma non esasperati, e soprattutto nel mondo delle coffee chains la richiesta è di replicare, avere una consistency in diversi locali, in diverse geografie, e quindi questo anche qui esteticamente è stato pensato nella linea del G5, G5, Q5, quindi anche esteticamente richiama le altre apparecchiature, e quindi abbiamo anche in questo senso cercato di fare un discorso a 360 gradi. Beh, insomma, i modelli non sono poi così pochi. Oltre a quelli che avete presentato, abbiamo fatto in modo da mostrare a tutti loro altri modelli che esponete nel corso di OS 2023 per fare un reportage un po' più completo, e quindi nel frattempo avranno avuto modo di vedere anche le tante altre macchine esposte. Andrea, io ti ringrazio, ci rivedremo prestissimo per raccontare a tutti loro altre novità di casa Evoca Group, Gaggia, Necta e i tanti altri marchi che possedete. Grazie a te Fabio, è sempre un piacere, ed è sempre un piacere poter raccontare quello che facciamo con tanta fatica ma passione allo stesso tempo.